finalmente ci siamo. E dopo anni, vabbè, sono 7 anni che abbiamo formato la sezione, e ci è venuto subito la voglia, l'idea di fare il monumento al bersagliere, perché non c'era, mancava, e ci sembrava giusto ricordare anche i bersaglieri, soprattutto quando ci sono le commemorazioni, ma più che altro per ricordare sempre. Il sindaco Claudio Gambino nel suo intervento ha ringraziato i bersaglieri dell'associazione Zavattaro per quello che fanno per il comune di Borgaro. E noi altrettanto ringraziamo invece l'amministrazione, proprio perché ci ha dato la possibilità, la disponibilità di poter realizzare questo nostro sogno, che per noi è molto importante, perché ci crediamo. Quanti anni è che sei presidente di questa associazione? Da quando è nata la sezione, per cui dal 15 aprile del 2012, da quando abbiamo fatto il battesimo dell'Avaro, che sarebbe appunto l'apertura ufficiale della sezione. Qual è stato l'iter che vi ha portato a questa giornata? L'iter è abbastanza travagliato, ma come tutte le cose, quando si fanno c'è sempre qualche problema, c'è qualche intoppo. Però noi bersaglierescamente, l'amministrazione dalla sua, tra tutti insieme finalmente siamo riusciti a realizzare questo con la collaborazione di tutti. Nel corso della serata di ieri c'è stato un aperitivo musicale con la fanfara dei Bersagli di Settimo. Sì, perché abbiamo voluto fare un concerto della fanfara al teatro, al Cinema Italia. Abbiamo invitato le scuole che hanno fatto un grossissimo lavoro sulla storia del bersagliere, e visto che la fanfara deve fare il concerto, ha dovuto fare il concerto, abbiamo voluto farla sfilare per la Via Italia, a suonare in Piazza L'Agorà, poi Piazza Europa e Piazza della Repubblica, dove gli abbiamo offerto un rinfresco, proprio perché dopo dovevano ricominciare il concerto. Ecco. Lucio, uno dei sindaci di Borgaro che forse più ha supportato la vostra sezione è stato il compianto Vincenzo Barrea. Sì, difatti quando è nata la sezione c'era il sindaco Barrea, Vincenzo Barrea, che per me, non so se dire come fratello minore o come figlio, vista l'età più avanzata della mia, e questa giornata manca. Manca perché per noi, per i bersaglieri, per me sarebbe stato sicuramente una persona a cui ci avrebbe tenuto molto, come io ci avrei tenuto ad averlo qui vicino a me come sindaco. Per fortuna c'ho Claudio, che comunque Claudio con noi politicamente è cresciuto con Vincenzo, gli altri sindaci con me, però Vincenzo, vabbè, un'altra cosa. Vincenzo era tutto per me. Mi ha portato lui dentro alla politica, mi ha portato lui dentro alla Proloco. Abbiamo fatto tante cose con Vincenzo, dalla Pro Musiche, Pro Sport, Pro Commercio, abbiamo fatto tante riunioni, abbiamo fatto l'estate sportiva, abbiamo fatto il Carnevale dei Rioni, tutte quelle iniziative che comunque per la città di Borgaro è una cosa importante, perché tutte le sere vedevamo almeno 500-600 persone che venivano in piazza, che si salutavano. Gente, mi è rimasto impresso che un vicino, un abitante della piazza, mi ha detto: Lucio, io ho 20 anni che abito vicino a un'altra persona e non ci salutavamo neanche. Adesso, da quando fai questa iniziativa, noi andiamo a mangiarci la pizza insieme. E questa era l'idea che avevamo con Vincenzo Barrea, creando queste iniziative sulla piazza, perché le feste vanno fatte in piazza, le feste vanno fatte per la cittadinanza. Noi bersaglieri portiamo l'allegria, portiamo, forse possiamo sembrare esuberanti, ma perché noi siamo così, noi forse nessuno ci può fermare, siamo sempre pronti a tutti, ottimisti al massimo, e siamo pronti anche ad aiutare chiunque ci chiama, ma questo è proprio il corpo del bersagliere. Lucio, possiamo tranquillamente dire che in questa giornata, all'atto tra qualche minuto che tu toglierai il vessillo a questo monumento, Vincenzo è qui con te e ti aiuterà a toglierlo dall'alto dei cieli. È qui con me sicuro, ed è qui con i
con quei bersaglieri e anche con i nostri amici alpini e la protezione civile che abbiamo creato, perché me l'ha chiesto Vincenzo se era possibile fare, abbiamo creato la squadra per fare i nonni vigili per la sicurezza delle scuole e stiamo ancora andando avanti. E questa è partita anche da Vincenzo. Ma ce ne sarebbe da dire su Vincenzo, ma diventa difficile parlare. E io devo solo ringraziare a Vincenzo se oggi sono qui a dire queste cose. In questa giornata di festa per i bersaglieri della tua sezione, chi ti senti di ringraziare? Ma intanto devo ringraziare tutti i miei collaboratori, che sono tutti bersaglieri, amici e simpatizzanti. L'amministrazione, senz'altro, ci tengo a ringraziare particolarmente due amici che sono della Valsusa, che è un'altra sezione, che stanno collaborando, hanno collaborato con noi per tutto questo periodo, anche perché hanno più esperienza, è una sezione aperta da diversi anni, e questi sono veri amici e veri collaboratori tra sezione, che speriamo che tanti altri collaborano. Poi mi sento di ringraziare tutti gli amici, le cittadinanze che hanno comunque collaborato perché si realizzasse questo sogno. Noi abbiamo organizzato delle serate dove c'erano le serate di materasse o macchinette per la salute o robe del genere, che ci davano un contributo dove abbiamo messo da parte questi soldi per poter realizzare in parte questo desiderio, questo monumento, che spero che comunque piaccia tanto alla città di Borgaro, anche perché tanti cittadini che passavano ci hanno fatto tutti i complimenti. Speriamo che si mantenga bene questo. Voglio ringraziare comunque tutti quelli che hanno lavorato in questa giornata, che comunque c'è la Croce Verde, i carabinieri, i volontari che per la sicurezza, la protezione civile, e soprattutto anche la polizia comunale, la polizia, i vigili, comunque dal suo comandante, tutti gli uomini e donne dei vigili, perché comunque in questa giornata di festa nostra c'è stata una mole di lavoro per tutti, per noi e per altre manifestazioni nella stessa giornata, per cui mi rendo conto che hanno dovuto lavorare dalla mattina alla sera, che comunque di domenica non sempre faccia tanto piacere perché hanno famiglia. Comunque ringrazio tanto tutti indistintamente. Marcello con le figlie, Luana e Monica, che comunque in tutto questo periodo, in queste giornate, prima di questa giornata speciale, ci hanno sempre supportato in tutto e per tutto. Abbiamo invaso il bar più volte con gli appuntamenti, con la prenotazione dei pasti e per le bandiere, per tante cose, per cui la cremeria del centro, dove noi abbiamo attualmente la sezione provvisoria, perché non abbiamo una vera sezione, per cui ci mettiamo lì al bar, e loro gentilmente, anche perché Marcello è un bersagliere, fa parte del direttivo di questa sezione, e comunque davvero bersagliere le figlie, perché comunque continuano a sopportarci sempre, sopportarci e supportarci, per cui ringrazio tanto anche la cremeria del centro. In chiusura, tu hai voluto fortemente anche il gruppo dei ciclisti di Cirié oggi, la tua festa. Sicuramente. Io ho fatto parte della pattuglia ciclisti di Cirié da quando mi sono congedato, per cui dal 71-72 fino agli anni 80, e andavo a fare i raduni, e per me mi è rimasta nel cuore la pattuglia. Lucio, non ci resta che augurarvi a tutti voi una buona festa, e possiamo dire anche in coro: viva i bersaglieri di Borgaro Torinese. Grazie, viva sempre i bersaglieri. Quando passano per via gli animosi bersaglieri, sento affetto e simpatia. Secolo, copa.
nome di tutta la città di Borgaro, del sindaco e di tutta l'amministrazione, gli auguri per la festa di domenica a tutti i bersaglieri, che verranno qui da varie città a festeggiare a Borgaro il nuovo monumento di Via Italia dedicato proprio ai bersaglieri, ma soprattutto un augurio ai bersaglieri di Borgaro e in particolare al suo presidente Lucio Geraci, che è instancabile, veramente l'abbiamo visto in queste settimane adoperarsi assieme a tutti i suoi ragazzi in lungo e in largo per la città per preparare al meglio questa festa, e sono sicuro che sarà una meravigliosa festa dell'associazione Zavattaro di Borgaro, ma di tutti i bersaglieri d'Italia. Inaugureremo domenica il monumento al bersagliere proprio in Via Italia, abbiamo scelto quella location proprio perché è vicino a una scuola e lo voglio ricordare perché è doveroso farlo. I bersaglieri, assieme agli alpini, assieme alla protezione civile, ma soprattutto i bersaglieri, sono il cuore pulsante del servizio che tutti i giorni davanti alle scuole, alla scuola media, alla scuola elementare, garantisce l'uscita e l'entrata dei bambini dalle scuole in sicurezza, facendo un servizio di presidio alla viabilità. Quindi grazie bersaglieri, grazie alpini, grazie protezione civile per questo servizio, soprattutto grazie all'associazione Zavattaro.
Sant'Elmo.